Salvatore Raddusa. A morte. Salvatore Muscarà. Bruciatura del grano di ammonimento. Già bruciato ce l'abbiamo. E allora morte. Salvatore Mazzarà. A morte. Salvatore Trotea. A morte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Amici, arrivammo a 7 condanne e stanchi siamo. Questa sera l'assemblea dell'onorata società chiusa è. Un momento. Con il permesso del capintesta, se per voi altri la seduta è chiusa, per me no. Consentite? Due figlie. E dopo le figlie dei presenti, siete meglio cresciute di loro, non se ne trovava in Sicilia. Da quando 10 anni fecero, mai più di casa uscirono. Quando malate furono, medici ciechi le visitarono. E perfino la domenica, messa della televisione si sentirono. Ma nel paese un incendio improvviso ci fu. E senza il permesso mio e della madre, i pompieri la porta di casa sfondarono. Le ragazze approfittarono del fumo e scapparono a Palermo. E due picciotti approfittarono di loro e scapparono nel continente. Vendetta voglio! Amici, qua una lezione si deve dare. Se andiamo avanti così, questi picciotti arrabbiati, le nostre figlie ce le vengono a sedurre sul davanzale delle finestre. Perché come dice il proverbio, quando il picciotto ha perduto la conoscenza, non si salva neanche Sua Eccellenza. Come si chiamano al municipio questi due carogne? Saruzzo Messina e Rosalino Trapani. Turiddu? All'obbedienza. Saruzzo Messina e Rosalino Trapani. Nel continente scapparono. Vivi o morti li pigliassero? All'obbedienza. Salvatore! Saruzzo Messina e Rosalino Trapani nel continente scapparono. Vivi o morti li pigliate? All'obbedienza. Andiamo!
siete? Come si capisce? Guardando questa signora, troppo gli occhi di fuore cacciaste, senza Salvatore da Ace Reale. Statue scoperte dove vantarmi in Sicilia molte ne vidi, ma fulminante come questa mai ne vidi. Altre compagne lavorano attorno e mai mi decido a stabilire qual è la più meglio. E donne pulite sono. Una mattina, per 500 lire, il fontaniere municipale lavare a me me le fece. E parola mia, mai pulite come quella mattina vennero. Rosolino. Rosolino, non stare a lungo, che male te fa, malato è. E se troppo con gli occhi su una donna si concentra, svenuto cane. E a chi lo dite? Io la mattina sempre qua sono. Tanto amiche mi diventarono che a ognuna il nome ci diede. Questa Hilde si chiama, a devozione della balia tedesca del barone Salvatore Castro Reale de Paternò. Pazzo mi fa diventare questa femmina. Venite, venite. Andiamo, andiamo. E questa Leonora la chiamai, a ricordo perpetuo della principessa Baccarà di Francavilla Sicula, meglio conosciuta tra i suoi concittadini con il soprannome di Carne Congelata. Sì. Si racconta che una volta il suo costume da bagno sulla scogliera di Lipari non ne potette più e si spaccò. Vattene, brutta befana! Andiamo. Ma voi, dove abitate? Stamattina arriviamo e lasciamo le valigie alla stazione. Pellegrini siamo. Ma la notte voi volete dormire a coperto? Preferibilmente. Beh, allora, prima andiamo a prendere le valigie, poi ci penso io. Andiamo. Andiamo. Albergo familiare e nello stesso tempo occasione, capito, no? Sì. Ha un solo difetto, è a pagamento. Oh. Ma per 2 settimane vi sopportano, dopo 2 settimane vi cacciano via. Io non vi accompagno perché le mie 2 settimane le ho già scontate. Ci vediamo fra un'ora. Conosco certe tavole calde dove si mangia da principe. Si mangia. Vi saluto. Andate. C'è nessuno? L'albergo, non lo volevo chiamare, piccola Cecilia. Da Celsior lo volevo chiamare. Un mio marito, questo schifoso qui, che disse che di Celsior ce n'era già una a Roma e che quella, approfittando del fatto dello stesso nome, si sarebbero presi tutti i clienti nostri. Signora, non sta bene. Non sta bene che cosa? Trattare così quello schifoso lì. È un povero morto. Morto quello lì? Magari. Dopo 2 settimane di matrimonio scappò a Marsiglia con una cameriera. E poi morì. No, non morì. Aprì una pasticceria e scoppia di salute. Ma per me morto è. E qua lo misi. Per sfregio e vendetta. Allora, che volete? Prima di tutto, pace e bene. E poi una camera. Ma vogliamo sapere il prezzo. 2 letti, 3.000 lire tutto compreso. Bagno e biancheria a parte. 3.000 lire. La vita di un uomo. La vita di un uomo. E che significa? Volevo dire che a volte per appropriarsi di 3.000 lire un ladro uccide un uomo. A volte di 2.000. Anche 1.000.
1000 lire solamente. Sentite, a me le tariffe dei ladri non mi interessano. Veramente noi cercavamo una camera piuttosto piccola, oscura magari. Ci sarebbe quella qui accanto, 2500 lire, bagno e biancheria a parte. Il bagno e la biancheria a noi non ci danno nessuna preoccupazione. È sempre il prezzo della camera che è la vita di un uomo. E allora? Questa camera? La prendiamo. Oh. L'albergo merita. Arioso. No, la camera è da quest'altra parte. E quanto tempo contate di restare? Ecco, vediamo un po'. Abbiamo anche molti impegni altrove, dunque 2 settimane. Alta, ti aspettavo. Ma allora esisti. Sei 1,90 m oppure sono io che non mi sento bene? Sì, sono 1,90 m. Alta, ti cercavo. Al paese mio le donne sono di 1 m, massimo 1,10 m. Certamente vi ripareste qui sotto perché piove, vero? Infatti. Anche noi. Molta gente quando piove si ripara. Quando ci vediamo un'altra volta? Ma veramente? Tutte le volte che abbracciai una donna, sempre piano dovetti fare per non farla cadere dallo sgabello. E invece tu parti da qui e finisci a terra come me. È proprio vero. Anch'io non ho mai incontrato un uomo alto come me. Qua sono, mi credi? Io ti sto cercando dall'età dello sviluppo. Ma tu non parli l'italiano come me. Di dove sei? Sono di Torino. Ah, torinese sei. Un mio zio ha la macchina che fu fabbricata proprio a Torino. Vedi che il destino già stava preparando questo incontro. E tu vuoi fare resistenza all'amore. Piccola e losa. Maria, andiamo, adesso non piove più. Aspetta un momento. Chi sono quelle due donne una sull'altra? È mia sorella. Ah. Beh, allora arrivederci a domani sera alle 9, eh? Senti, domani sera alle 9. Da dentro fu. No, lei fu. E sai dove? No. A casa loro. A casa loro? A casa loro? E chi dorme? Chi dorme stanotte? Mamma mia, queste donne ci fanno morire. Ma che vogliono da noi? Ma che vogliono? A casa loro. Niente, sono francesi e questo basta. Torinesi sono. E Torino che è? Non è mezza francese. Rosolino, sentiste come erano profumati? Bene, sai che ti dico? Per il prestigio italiano, domani ci dobbiamo lavare a qualunque costo. A casa loro non dobbiamo arrivare noi. Debbono arrivare 2 fiori. Quanto è bella la pulizia, disse il catanese. Aspettare qualche minuto, è tutto occupato. Ci stanno tutti disgraziati là dentro con ora, che staranno a fare? Che ci faranno là dentro? Che se staranno a lavar, dico io, boh!
Ti piace sta sottolocca calda, eh? Se entrate alle 10:30 è mezzogiorno. Quanto è bella la pulizia, disse il casadese. E meno male che lo disse. Rosalino, te lo disse già una volta, non ti soffermare sui calzini. I calzini si possono asciugare ai piedi col calore umano. Sono le camicie che quando si mettono bagnate si vedono. Anzi, a proposito. Senti, essendo che nella valigia alcuni documenti importanti si sgualcirono, potresti prestarmi il ferro da stiro? Niente, saccio, nessuno vette passare. Dammi il ventaglio. Saruzzo, ma tu ci pensasti che dobbiamo portare al festino di stasera? Hai ragione. Donne libere sono, ma sempre intronare prima le dobbiamo. Io la marsala all'uovo porterei, così la marsala introna a loro e l'uovo ci fa bene a noi. Eh no, la marsala lenta e bevitrice possono essere. Ti ci vuole qualcosa di intronamento rapido. L'anice di intronamento rapido. Interno 17, qua è. Avevo detto che i colletti delle camicie andavano sventolati di più. Adesso chissà quando si asciugano. Adesso le camicie togliere ce le dobbiamo. Buonasera. Buonasera. Finalmente. Siete puntualissimi. Che casa squisita. Alta. Per tutta la giornata di oggi mi mancasse. Adesso quando ritorniamo un'altra volta. Ma se siete appena arrivati. Ah già, è vero, siamo appena arrivati. Siamo soltanto appena arrivati. Shh, non gridate. Venite nel salotto. Andiamo nel salotto. Che salotto squisito. Mio padre, mia madre, mio nonno, mia nonna, mia zia, mio zio Salvatore, mio fratello Salvatore, mio cugino Salvatore, mia cugina Antonietta. S'accomodassero. Siciliani sono. E voi come venite a essere francesi? Beh, noi siamo nati a Torino, prima del trasferimento a Roma. S'accomodassero! Quanto guadagnate? Quando guadagniamo? No, quanto guadagnate con la T? Non sappiamo. Noi non contiamo mai. Non contiamo mai niente. Voi siete Saruzzo e voi Rosalino. Già conoscete i nostri nomi.
Adesso voi dovete comprare subito 10 candele e andare ad accenderle davanti alla statua di Santa Rita. Mi dispiace, ma non possiamo accontentarvi. Ci chiedete una cosa impossibile. Noi al paese nostro siamo devoti di Santa Rosalia pure quando dobbiamo bestemmiare. E va bene. Allora andate ad accenderle davanti alla statua di Santa Rosalia. Ma scusate, perché proprio noi dobbiamo accendere queste 10 candele? Perché avete avuto la grazia di capitare nella nostra famiglia e 2 figlie d'oro vi pigliate. Però anche loro debbono essere dei bravi giovani, perché subito si vennero a presentare in casa. Subito? Ingenuamente. Quando vi sposate? Quando? Quando? Con la D. Chissà, il destino è nelle mani di Dio. No, voi vi dovete sposare subito, perché le femmine di casa nostra sono come le salsicce, si friggono e si mangiano. Ma bisogna anche pensare al contorno delle salsicce. Fortunatamente per voi non ci sono preoccupazioni di denaro. Voi lo sapete con chi parlate? Con chi parlo? Voi parlate col tarocco Zappalà. Ah, l'unico tarocco avvolto in carta cellofanata. La mia ditta ha in mano tutte le arance siciliane che si mangiano in Inghilterra. E se una mattina mi sveglio e dico basta, il giorno dopo nessun inglese mangerà più arance. Ma voi non dite basta. E non mi conviene. Perciò vi dicevo, per me quello che conta è che vi volete bene. E io so che ve ne volete bene. Al resto penso tutto io. La casa panoramica, corredo da 24, matrimonio di prima classe con ricevimento al Grand Hotel, viaggio di nozze in Inghilterra dove modestamente abbiamo una filiale. Una macchina fabbricata a Torino, lo volle precisare perché là le fanno bene. Una partecipazione agli utili del tarocco Zappalà. Un premio di natalità di 2 milioni per ogni figlio, se maschio, se femmina, 700.000. Lui disse 500, ma io a 700 lo portai. E poi, in fondo, il matrimonio non è la condanna a morte, è l'ergastolo. E dall'ergastolo sempre fuggire si può. E poi a me, Rosetta, non dispiace. E penso che anche noi buona impressione facemmo. Quei due disgraziate, fettose, spendettate, mortazze di fame, ingrasciatonazze in casa mia! In casa mia! In casa mia, capite? In casa mia! Ma che calma! Ragione hai, calmati! E' tardi, e qua a fianco il barone si lamenta sempre! E tu sempre al barone a fianco pensi! E alla faccia mia non ci pensi, eh! Alla faccia mia disonorata non ci pensi! Non ci pensi! Ci pensi? Non ci pensi! E che colpa mia è? La colpa è mia? No, che è mia? La colpa è mia? Chi li fece salire per la prima volta in questa casa i fratelli De Mandrillis? E io che ne sapevo? Sembravano due bravi giovani. La colpa è di queste due svergognate che non si seppero riguardare all'onore. Non gridare che la bambina forse ma non è colpa mia, ancora. Sì, perché tu 20 anni fa te lo sapessi riguardare l'onore da me. Nessuna donna se lo vuole riguardare l'onore. L'occasione cercano. E tu ce la desti l'occasione! Ed ora che Romolo e Remo De Mandrillis in Svizzera scapparono, il sale sulla coda ci metti! Il sale sulla coda ci metti! Va bene! E va bene! Ora Santa Rita ci mandò questi altri due. Si capisce? Non saranno due principi, ma coperchi sono! Coperchi sono? E io? E devo riverire a carezzare, perché al secondo mese arrivammo e carezzare al culo! Carezzare al culo! Lasciatemi! Cufo! Come furono ste schifiosi che vi fecero piangere? We haven't got a penny and we don't know anyone here. Now the landlady kicked us out of the hotel because she says one day of us is worth 2 weeks of one single girl. Io non ho capito niente. Ma
Volete piangere per così poco? Let them pass. Scusate se picchia la scala, abbiamo completamente occupata, ma signora... Continuasse, si confidasse, signora. Albergatrice, non gentilmente ha cacciato fuori me e mie povere ragazze. E perché, signora albergatrice, questo fece? Perché nostra gente è scappata con primo ballerino. Scappano tutti. Come potevi immaginare che nostra gente scappava con primo ballerino? Ma dico io, questa è una ragione per farvi finire sulle scale. Ah sì, perché siamo rimaste senza lira una e senza nessuno conoscere. E signora albergatrice dice che un giorno solo che siamo qui senza pagare valgono 2 settimane di un solo cliente. Ah, così. Adesso ci penso io. Permesso. Permesso. Chiama la tua padrona. Niente, Taccio, nessuno vede passare. Chiama la tua padrona. No, il cuore te mangio. Ma che succede? Che fu a quest'ora tutta sta baldoria, eh? Come che fu? In mezzo alle scale le trovammo. Beh? Ragazze di buona famiglia sono, così si trattano. E chi le conosce le loro famiglie? Io conoscevo solo il loro agente che se ne scappò col primo ballerino. E adesso chi le fa ballare? Nessuno. E allora ballo io, sì, la settimana prossima, quando non mi avranno pagato il conto. Riaprite subito le stanze. Le signorine mi appartengono. Tutte? Tutte, ne rispondo io. Ma come ne rispondete voi? Ah, nel senso che io vi chiamo per nome e voi mi rispondete. Ma voi lo conoscete il tarocco Zappalà? Zappalà, quello delle arance. Le arance, le arance. I tarocchi sono le arance che vanno in Inghilterra. Zappalà è mio suocero. E se lui una mattina si alza e dice basta, gli inglesi hanno chiuso con le arance. Dico chiuso. Possono fare quello che vogliono. Cambiare governo, fare telefonare personalmente dalla regina. Niente, hanno chiuso. Non gliene mandiamo nemmeno uno. Che è uno? Non glielo diamo. E a me che me ne importa? E calmatevi, che c'entrano le arance con quelle là? C'entrano, perché quando io dico rispondo io dico risponde Zappalà. E non si discute più. Anzi, chiamate. Chiamate il 32 22 96. Zappalà è tredente. Quello vede con i nostri occhi. Ogni tanto vuole che gli telefoniamo per assicurarlo che stiamo bene. Pronto, casa Zappalà. Un momento. Pronto, papà. Come chi sono? Taruzzo sono. Vi telefono dall'Eccelsior. Lo faccio per fare dispetto a quello schifoso lì. Bene sto. Anche Rosolino sta bene. Riguardatevi, buonanotte e sogni d'oro, riguardatevi. Ma come, ancora non le apriste queste camere? Apri. Girls, these darlings have fixed it up. They're opening our room. We can stay after all. Sweetie, thank you. Oh, what are you doing? Thanks a lot. Spogliatevi, a tra poco. Mettetevi in libertà, spogliatevi! Grazie, Rosalino. Rosalino, ma che facemmo per essere ricompensati così? Rispettai i genitori. Feci attraversare le strade alle vecchie, io e le bestie, come fratelli e sorelle fummo.
Adesso capisco perché ho avuto tutta questa benedizione. Pace cona mia! Pace cona mia! Gamba si offese. Hai ragione, convinta sono. Ma troppa impressione mi fa.
e per stasera mi devi fare il favore di andare a dormire in un altro posto. Rosaria, ma che dici? E sono favori che si chiedono la prima notte di matrimonio. E sono favori che si chiedono. No, mi dispiace, ma io questo favore non te lo posso fare. Io ti sposai. E tu lo sai che al nostro paese due prima scappano e poi si sposano. Io, contrariamente alla regola, ti sposai senza scappare. Hai ragione. Ma quella gamba bianca mi mette soggezione. Ma che soggezione? Ma che è mio zio il canonico? Sì, sì, è come se stessimo io tu e tuo zio il canonico. Fosse capitato prima, si poteva rimandare il matrimonio. Chissà, poteva essere la voce di Dio che diceva: io ti faccio offendere la gamba per non farti sposare a Rosaria. E allora la voce di Dio te ne doveva far offendere tutte e due. E invece è capitato dopo, quando i biglietti del treno erano già fatti, seconda classe, con la bottiglia del caffè e la frittata di maccheroni nella valigia. No, non si poteva tornare indietro. Una gamba offesa. E che cos'è una gamba offesa con tutti i guai che ci sono sulla terra? Vedrai che piano piano ci fai l'abitudine. E magari ti ci affezioni pure. E quando mi toglieranno il gesso ti dispiacerà. Come quando partì tua cugina Rosalia per l'Australia. Hai ragione. Ma per questa sera vai a dormire da qualche altra parte. Vedrai che domani tutto è passato, eh? Ma che domani è domani? Se si viene a sapere in Sicilia che sono stato cacciato la prima notte di matrimonio, quando torniamo, solo in due posti mi posso andare a nascondere sta faccia. O nel deposito dei rifiuti di Corso Scilla e Cariddi, o nel gabinetto pubblico di Piazza dell'Unità d'Italia. Rosaria, senti a me. Togliamo di mezzo questa barricata. E facciamo come se stessimo nella stalla di casa tua. Ma ti ricordi? Ti ricordi come m'hai voluto bene nella stalla di casa tua? Hai ragione, ma io nella stalla mi sentivo in famiglia. Qua nel continente siamo, nella capitale. E con quell'estraneo in mezzo a noi. Salvatore, abbi pietà, Ho lontani i genitori. E io? Io non ho lontani i genitori, io. Io non ti faccio pietà, Io non ti faccio pietà. Questa storia d'amore mi commuove. Alta. Salvatore, fammi contenta, fammi passare l'impressione di stasera. Domani mi faccio coraggio e con te essa dormo. Salvatore, vattene, se no mi fai girare la testa e dalla finestra mi butto morta, mi vedi? E vabbè, me ne vado. Ma dove me ne vado a quest'ora? Con una gamba offesa e una scarpa che mi va stretta. Nel cesso mi vado a sedere. Nel cesso! Ma questo non è il gabinetto. No, è la camera nostra. Fortuna che ve ne accorgeste in tempo. Scusatemi, ma stasera non c'ho la testa a posto. Sappiamo. Si accomodasse. Fumate. Senza no, complimenti. Grazie, no. Lui me lo disse, questo vestito da sposa, troppo lunga tiene la coda, troppo lunga la tiene. La superbia mi rovinò, tutto per fare la coda più lunga di quella del vestito della figlia del marchese Lopez. Se facevo la coda lunga quanto quella del vestito della figlia di Don Salvatore, il macellaio, il piede, dopo che ci facemmo il ritratto, non si imbrogliava. E noi non partivamo con quella gamba estranea appresso. Sì, va bene, domani le passerà e mi chiederà scusa. Intanto però la mia prima notte di nozze, ecco qua, se ne sta andando in fumo.
pensare che con i miei vecchi compagni di scuola ce la stiamo immaginando in tutti i particolari da quando avevamo 12 anni. Mi devo aspettare di passarla con chi? Con voi. Il problema non è questo. Ci pensaste se questa cosa la vengono a sapere i vostri amici? Ci pensai. E come non ci pensai? E glielo dissi poco fa. Glielo dissi a Rosaria. Se si sparge la voce in Sicilia che io sono stato cacciato via la prima notte di matrimonio, quando torniamo solo in due poste mi posso andare a nascondere la faccia. O nel deposito di rifiuti di Costo Scilla e Cariddi, o nel gabinetto pubblico di Piazza dell'Unità d'Italia. Veramente ci sarebbe anche la chiavica sotto il castello aragonese? Già, è vero, è vero. La chiavica sotto il castello aragonese, giusto. E perché un posto bello per andare a nascondere la faccia non è pure il canale dell'acqua sporca dietro la lavanderia del carcere? Ottimo, ottimo. Ma dico io, una sposa legittima ha il diritto di cacciare il marito la prima sera delle nozze, sia pure con una gamba offesa? La legge che dice? Ah, non lo so. Io trattai sempre articoli di appropriazione indebita, millantato credito, sostituzione di persona, falsi in atto pubblico. Quelli sentimentali non sono articoli miei. Per me non lo può cacciare. A meno che non le faccia schifo. Voi le fate schifo. E che ne so io? Non credo. Nella stalla di casa sua, assai bene ci volemmo. Può essere uno schifo improvviso. E quanto dura? C'è lo schifo permanente e lo schifo passeggero. Ma questo deve essere schifo passeggero. E come ve ne accorgeste? E io non sbaglio. Venite con me. Venite. Eccoci qua. Che vi volete bere? Voglio il veleno. Il veleno fenè. Questa è tutta roba che ci mandò nostro suocero Zappalà. Bevete. Ma che risolvo? Vi servo, perché adesso voi dovete tornare sulla barricata. Bevete. Adesso dite appresso a me. Uomo fa l'uomo. Uomo fa l'uomo. Bevete. Ma è troppo. Come vi sentite? Un po' meglio. E allora bevete. Adesso dite appresso a me. Bianco, rosso e verde, o si vince o si perde. Bianco, rosso e verde, o si vince o si perde. Uno, due, tre, e mia moglie spetta a me. Uno, due, tre, e mia moglie spetta a me. A, B, C, sei mia moglie e vieni qui. A, B, C, sei mia moglie e vieni qui. Marzo, aprile, maggio e giugno il coraggio tengo in pugno. Marzo, aprile, maggio e giugno il coraggio tengo in pugno. Bandiera tricolore, o si vince o si muore. Bandiera tricolore, o si vince o si muore. Uomo fa l'uomo. Uomo fa l'uomo. 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 Carica! Salvatore, che vuoi fare? L'uomo! Uno, due, tre, sei mia moglie, spetti a me! Salvatore Mattini! A, B, C, sei mia moglie, vieni qui! Salvatore, ragiona, ragiona! No, non ci voglio andare a finire nella chiavica del castello aragonese! Salvatore, pietà, pietà, Mattini! No, se la cosa si viene a sapere, a me mi resta Scilla e Cariddi, l'Unità d'Italia! Rosaria, vieni qui. Rosaria non mi farà arrabbiare. Ai! Ai! Ai la gamba! Rosaria, la gamba! Ai la gamba! Ma dove fu? Mare di fallisse! Sì, dove? Lasciami, traditore! Vieni! Vieni! Thank you.
What a wonderful tie. Did you buy it in Italy? The color goes with your eyes and your hair. You look wonderful. And silk is so refined, too. Insomma, mi piacquero i tarocchi zappalà. Tarocchi zappalà? Non discuto alto potere nutritivo delle vostre arance, ma sono molto... Ma che sei, facioccola mia? Ma che sei? Preoccupata. Preoccupata? E perché? Siete oggi, sono due settimane che siamo qui. E i miei ragazzi non hanno ancora ballato. Ecco, e noi tutte le sere che facciamo? Non le facciamo ballare? Ma soltanto per voi. Ma se non capiamo prima di che cosa si tratta, come facciamo a farvi scritturare? Ma sono già due settimane che cercate di capire. Signora Beatrice invece non capisce niente e vuole essere pagata. E noi pagheremo. Se abbiamo pagato agli altri, pagheremo anche a lei. In tutti i casi, io invitai a Roma alcuni grandi impresari milanesi. Debbono arrivare da un momento all'altro. Rosalino, ti informaste stamattina alla cassa se c'erano impresari milanesi per noi? Non mi informai ancora. E vabbè, adesso ci informiamo. Ma bacioccona, tu non ti devi preoccupare, se no ti sciupi e non sei più la pacioccona mia! Noi ce ne andiamo. E mi raccomando, non mi scivolate sulle bucce d'arancia. Non vi trascinate a terra per i capelli e non vi sfregiate la faccia l'una con l'altra. Possiamo andare tranquilli. Stop! Bye. Che volete, camere? Due camere. Mortuarie. Ho capito, volete risparmiare. Beh, abbiamo una stanza senza luce, senza aria e senza riscaldamento. Beh, andiamo, che i nostri molti impegni ci aspettano. Permesso? Permesso? Alto là! Chi va là? L'onorata società. Ah! Ve la volevate fare franca, eh? Ma a morte vi condannarono. A morte? Picciotto, equivoco c'è. Noi siamo due zappalà. No, voi siete Saruzzo Messina e Rosalino Trapani, le figlie di Don Salvatore Verità, da voi furono sedotte. E nel continente vi nascondeste. Ma noi vi trovammo. E con la vita pagate. Pagare? Ma noi non paghiamo niente. Equivoco ci fu. Noi siamo due autentici zappalà. No, vero è. Chi sta Saruzzo Messina e chi sto è Rosalino Trapani. Due settimane fa arrivarono e in camera loro di fidanzate sedotte le sentivo parlare. Hai capito? Adesso che dovevi dire? Niente saccio e nessuno vede passare. Sul conto nostro ne hai dette più tu che l'impiegato del municipio. Pietà. 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 Questo il consiglio lo deve decidere. Noi in Sicilia vi dobbiamo riportare. Vivi o morti? No, no, no. Vivi, vivi. Amonin. Permettete che prendiamo i nostri indumenti. Indumenti? E a che cosa sono? Parola continentale. Significa i vestiti. Altre porte ci sono qui? No. Io sta bene, ma fate presto. E allora, con permesso. Con permesso. La Gioconda, vieni qui. Spiega a tutti che finalmente arrivarono da Milano cinque impresari di balletti classici. Andate, andate a festeggiare. Girls, girls! Five ballet impresarios have just arrived from Milan. Go and make them good. Oh, and yes, yes. Su, su, move. Let's go. Wonderful, our heroes.
Disgraziati, ma che fate in camera mia? Stai zitto, disgraziato. E tu che facevi stanotte in camera nostra? Disgraziato, ma qui c'è mia moglie a letto, voi non siete sposati. Coperti. E che significa disgraziato? Allora uno perché non è sposato non ha diritto di passare la notte in pace. Ma perché uscite di qua? Fatti fatti tuoi, disgraziato. Va, fai l'uomo. Fai l'uomo, va. Uno, due, tre, e tua moglie aspetta a te. Tu li facesti scappare e ti sei messo contro l'onorata società. Ma adesso a morte vai. Ma picciotti, ma che dite? Ma vi pare che io mi mettevo contro l'onorata società? Rosaria, copri. E chi li conosce quei due? Le lenzuola, roba loro sono. Le mie a casa hanno. A morte vai. Ma come faccio ad andare a morte se c'ho la gamba offesa che non mi posso neanche muovere? Rosaria, copri. No. Con l'onorata società non si scherza. Se li troviamo ti salvi. Se no, morto sei. Mezza porzione spaghetti, mezza del bollito, mezza delle patate. Un minestrone di lusso, una pasta e fasciari. Una gnocchi, una patata abbondante, un quadruccio, un capello in brodo, mendiscole e fettuccine. Vi stavo aspettando. E come lo sapevi che venivamo oggi? Come, oggi gnocchi? Senti, tu ci devi aiutare. Noi ci dobbiamo nascondere. E perché? Siamo ricercati dall'onorata società. L'onorata società nella capitale, ma state esagerando. No, no, stamattina cinque picciotti vennero all'albergo e Santa Rosalia ci fece scappare. Adesso non ci possiamo più ritornare. E allora ci sarebbe la casa di Salvatore Gioia. Da stasera gli resta una stanza vuota perché il cognato si è sistemato in un'altra maniera. È andato a migliorare? Non si sa, è morto. Ma se quello sa che ci cerca l'onorata società si mette paura e non ci prende più. E noi gli diciamo che vi cercano i carabinieri, così lui è in dovere di farvi nascondere. Che siamo sopra questa terra, che siamo? Coraggio, signora, o prima o dopo tutte dobbiamo morire. Scappiamo dall'altra parte. Ma dove vuoi andare? Non vedi che il vicolo disgraziato come noi è cieco? Salvatore. Salvatore? Non rispondo. Allora ti rendi conto che il dolore che mi hai dato non è un dolore indifferente? No, non è un dolore indifferente. Che ti mancava? Ti mancava qualcosa? Non risponde. Perché non gli mancava niente. Voleva la carne. E io gli davo la carne. Voleva le uova. E io gli davo le uova. Digeriva le pietre. Una volta mi disse, voglio assaggiare due funghi. Gli piacevano in padella, aglio, olio e prezzemolo. Gliene feci 3 chili. E mentre se li mangiava, arrivò la contadina dal paese con la macchina della polizia. Erano funghi velenosi. Neanche il singhiozzo, signora mia. Questo angelo se l'era mangiate tutte e 3 chili. E non gli era venuto neanche il singhiozzo. Ora io mi domando e dico, così si muore, senza dire niente alla famiglia. Che importa se uno muore? L'importante è quando c'è la salute. Alta, lasciati baciare. Stai fermo, c'è Antonietta che ci può vedere. Alta, ho sete. Abbiamo le birre nel frigorifero. Ma non capisci, ho sete di te.
e mi può calmare solo un tuo bacio, perché la tua bocca è rinfrescante come la limonata. Sposarci sì, ma... ma non domani. Ma perché? Perché? Perché bisogna prima confrontare i caratteri, no? Confrontare i caratteri? E che ci vuole? Tu da che parte mangi? Sulla sinistra o sulla destra? Sulla sinistra. E l'insalata come ti piace condita? Con il limone o con l'aceto? Con l'aceto? Uguale siamo, uguale! Alta, non ti opporre. Lasciami, c'è Antonietta. Che vuoi? Hai sentito come suono? Suoni bene. Tanto che mi dispiace che hai finito. Adesso devo fare i compiti. Me lo hai risolto il problemino? Ci guardai, non lo so fare. Ma come? Sapendo che un commerciante ha comprato metri 150 di stoffa. Io non so niente. La settimana scorsa c'era quel disgraziato che si è fatto fare il conto per sapere quante mattonelle occorrevano per 15 bagni di tutte le grandezze. Adesso arrivo il commerciante. Oggi vuol sapere questo, domani vuol sapere quest'altro. Se è un commerciante serio, si piglia un ragioniere. Che vuole da me? Ma te l'ho dissi, ci vuole la divisione. Non la so fare. Quando facevo l'elementare arrivammo sino alla moltiplicazione. Poi la maestra si ruppe la testa e non andammo più avanti. E non venne la supplente? Sì, ma la testa gliel'avevo rotta io e mi portarono al carcere dei minorenni. E così spero sentire di te. Beh, tanto a me della scuola non me ne importa niente, perché quando sarò grande farò la pianista. E tu che farai quando sarai grande? Il boia. E si deve studiare? Studiando sto. Perciò lasciamo passare ancora qualche settimana. E non è possibile, abbiamo le ore contate. Che vuoi dire? Lo vuoi sapere? Sia. Sono emozionato. Questo è il momento più bello per uno sposo. Aspetti un bambino. E come lo sai? No, non è vero. Dicevo così per convincerti a sposarci subito, urgendo questo viaggio di nozze in Inghilterra. Invece è vero. Aspetto un bambino. Aspetti un bambino che viene dall'esterno. Un compagno di Antonietta, forse. No, no, aspetto un bambino che viene dall'interno. Un bambino mio? E di chi allora? E come fu? E che ne so? Io sono molto delicata. Sarà stata un'occhiata più lunga delle altre. Sentiste? Sentiste? Niente. Vatti a chiudere nel tuo stanzino. È un'ora che sta qui, tardi la chiamaste. E allora è così. Voi due abusaste della fiducia che ebbi in voi per portare il disonore nella mia famiglia. Ma che fu? Io non so niente. Papà, sono cose che capitano quando il bene è troppo forte. Proprio adesso Rosetta mi disse che è molto delicata e che può essere stata un'occhiata più lunga delle altre. E io, conoscendomi bene, penso che la ragione questa fu. E con te, come capitò? Ma che cosa? Perché anche loro si guardarono intensamente. Ma fatemi capire. Ah, tu vuoi fare il fesso per non sposarla? No, qua se c'è una cosa certa è questa. Noi ci dobbiamo sposare con urgenza. No, voi vi dovete sposare subito. No, subito no. Noi ci dobbiamo sposare immediatamente. Thank you.
faccia montana e l'ucori pieno d'omertà. Stai tornando in terra siciliana, la narrata società. Mentre tornano cinque cavalieri, cinque facci senza pietà, si è riunita già per condannare la narrata società. Mafia e leggi di sangue, mafia e leggi d'onore, leggi che spacca lo cuore senza perdono, senza pietà. La benzina che abbiamo consumato quest'anno è stata troppa, ma d'altra parte voi mi capite, la vendetta è vendetta. Non possiamo abbruciare le case con l'acqua fresca. Sa di me! Saruzzo, Messina e Rosalino Trapani, nel continente li trovammo, vivi o morti li portammo. Castate! Non Salvatore, non da voi, vi prego, non da voi. Sediamoci. Sì, sediamoci, sediamoci. Finalmente. Noi diciamo ancora di avere i piedi, ma non ce li sentiamo più. Ancora un poco di pazienza, che presto avrete il riposo. Se è possibile, un lungo riposo. Eterno. Eterno, ma non vi sembra un po' esagerato? Don Salvatore, adesso vengo a voi. Qua sono state fatte due offese, una a voi e un'altra attraverso la vostra esimia persona, all'onorata società. E come sono state fatte due offese, si debbono dare due soddisfazioni. Una a voi e l'altra all'onorata società. A voi riparano con il matrimonio. È poco! È troppo! Lasciatevi finire di pregare. E a noi riparano con la morte. È troppo. È poco. Condoglianze alle vittime. Grazie, grazie. Auguri sinceri e che Dio vi possa accogliere nelle schiere degli angeli. Anche a voi e a tutta la vostra esibia famiglia. In questo giorno lieto mi unisco al vostro dolore. È sensibile anche ai vostri parenti. Grazie. Lo stesso è peggio anche ai vostri cari. Auguri felicissimi. E come si dice, nel momento della disgrazia, l'odio si mette da parte. Riposate in pace. Riposate in pace. Grazie per l'estrema onoranza che mi fate. Pregherò per voi. E spero di avervi vicino al più presto. Mancò la luce. Consiglia, Adalgisa! Giusto ora, doveva mancare la luce che devono arrivare gli amici. Subito, andate dentro, prendete i quattro candelabri più grossi e poi andate ad aprire, che ci sono gli amici. (Susurra)
Don Salvatore, sotto nostra correzione vorrei dire due parole. Consentite? Parlate, siete in casa vostra. Vorrei ricordare agli amici qui presenti che questo è un matrimonio, non un mortorio. Chiaro? Dunque, ballate. La prima danza è in onore degli sposi. Maestro. Allegria. Allegria. Danzare questo tango ti ricordo e ti rimpiango. Rosalino, che diceste? Di qua sotto non si sente. Niente, dissi che finalmente sei la mia metà. Servitemi. Rosolino, la vedo quella pizza dolce? Quella pizza dolce siamo noi. Era il matrimonio oscuro. Io mi stavo facendo la carne. Ora si vanno a sposare i carnelli. A saluti, eh. Ora che la luce ritornò, si deve ridere. Maestro, avanti i buffi. I buffi? Ho detto avanti i buffi, si deve ridere. Ma noi non l'abbiamo portato, i buffi. Ma come un festino di matrimonio senza i comici. Saruzza e Rosalino, loro conoscono le canzoni ridicole. Alla festa di Santa Rosalina le dico. Ah, sta bene. Allora questa volta i buffi sono gli sposi in persona. Avanti, salite sul palco e fateci ridere. Ma veramente? Adesso, per cose nostre private, non siamo tanto disposti. Ho detto fateci ridere! È vero che volete ridere? Sì, sì, vogliamo ridere. Vogliamo ridere subito. Subito. A gentile richiesta, posso acchiarare. Passiano Pilu Cassaru, o chi fu o chi gran vista, una signora assai simpatica, mizzi mizzi alla sopista. Dall'entrata di Liurici, dall'entrata mi infilai, io presso come stupido, trasu e m'ammuttau. O signora, non si deve allarmare, lei mi dica, pozza chianare. No! Dove vi stavate avviando? Niente, stavamo facendo la solita teatrale. L'uscita dalla scena. Troppo presto. Domani mattina dovete uscire dalla scena. E definitivamente. Non ci fate del male. Non ci sparate. Prenderemo bene la mira. Non sentirete niente. No, no, non è possibile. È cosa risaputa. Quando uno viene sparato, sempre sente del dolore. Pietà. Fatelo per mia madre vedova. Fatelo per mio padre vecchio. Saruzzo ragione, papà. Le fucilate fanno male.
l'unico figlio che mi rimane. Mi morì un figlio in Africa. In quale battaglia? Che dice? In quale battaglia? Non ho capito. In quale battaglia? Polmonite. Niente. Hanno offeso l'onorata società. E allora morte. Qual è il vostro ultimo desiderio? Prima dell'ultimo viaggio, un viaggetto di notte. No! Mugheri, itivinni. No! Restate con noi! Fateci coraggio quando arrivano le pallotto! Ma chi vi sparano veramente? E che fa? Voi mugheri nostri, dite! Sempre uniti dobbiamo restare! Mugheri! Itivinni! Puntate! Carogna, lo fa apposta per spaventare i cavalli. Scendete a terra! Scendete a terra! Puntate! Fuoco! Alto là! Chi va là? Salvatore Zappalà! Ah! E Don Salvatore Zappalà coppola a terra. A che dobbiamo l'onore? Mi servono Saruzzo Messina e Rosolino Trapani. Due figli nel continente mi vennero a disonorare. E dall'altare scapparono. E morti sotto lo stesso altare debbono ritornare. Saruzzo Messina e Rosolino Trapani prenotati sono. Prenotati? Ma perché posti di treno diventarono? Fecero sgarbo all'onorata società e noi dobbiamo lavare l'offesa. Ora a me fecero sgarbo e lavando l'offesa mia, modestamente, lavo pure la vostra. Ha ragione. Don Salvatore, il parlare vostro non mi piace. Questo lavaggio voi non lo fate. Don Salvatore, devo ricordarvi che se pezzo da 90 siete voi, modestamente, pezzo da 90 lo sono pure io. Il vino nostro, quando viene portato lontano, perde di pregio e di sapore. Una cosa è un pezzo da 90 qua, e un'altra cosa è un pezzo da 90 là. Ma là dove? Nel continente. Quando le cose stanno a questo punto, devo dirvi, con tutto il rispetto dovuto alla vostra persona e all'onorata società qui presente, che se non mi date subito queste due cose fittuse, i picciotti che stanno alle mie spalle sanno il loro dovere e incominciano a sparare. L'ospedale di Palermo fatto per questo fu. Consentitemi 5 minuti di tempo per allontanare queste anime innocenti. Fate col comodo vostro. Sta bene. Allontanatevi. Aspetta, Giovanni, aiutami. Rosolino te lo disse già una volta, il matrimonio non è la condanna a morte, è l'ergastolo, e dall'ergastolo, come vedi, sempre fuggire si può. Eccoci qua! Chi va là? Le
le sorelle verità. Ah! Questa storia continua, me signori, senza pace e senza libertà, mentre intanto si mette a ragionare l'onorata società.